Bella amici, Lago Kovd, siamo in Russia, facciamo passare un po' il tempo. Allora, io ho scoperto un po', ma vorrei andare di qua per vedere un attimo com'è poi alla fine la roba. Allora, mettiamo 4WD, la WD. Andiamo di qua. Insomma, non è che c'è proprio una strada di qua. Oh, caspita. C'è un lago ghiacciato, ma non c'è la strada per andare giù. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare una strada. Ok, l'abbiamo trovata. Ok, voglio andare a vedere. Urca, che botta. Credo che qua è acqua, eh. Se lì è acqua, non si può fare nulla. Qui è acqua che è ghiaccio che si sta spaccando. Urca. Ok, niente, lì c'è la nave, un tot di acqua vicino alla costa si ghiaccia, il resto rimane acqua. Aia! Questa è acqua, aia! Poi acqua ghiacciata, acqua ghiacciata. Ok, pianino, se no mi spacca tutta la macchina. Aia! Allora, facciamo una bella cosa. Ok. Allora, stai attento perché non, non è che ho ricambi limitati qua, eh. Non c'è neanche il rimorchio in realtà. Se c'era quello dei rimorchi mi prendevo il cosino. Ok, non c'è niente, eh. Ok, ho fatto la visuale stupida. Prende tutto sto. Quello è un cannone, raga. Prende dove vuole lui, quando prende. Questa è tipo una base missilistica, raga.
Allora, avevo microfono muto. Qui abbiamo fatto tutto il pezzo fino lì dove siamo arrivati qua è acqua, eh. Quindi adesso andiamo a vedere dalla parte di là. Urca loca, io la sto vedendo così sta mappa, raga, perché praticamente non conosco nulla. Bello sta macchina che all'inizio va pianissimo. Quando poi prende la marcia giusta è un missile, un proiettile. Eccola. Che ho fatto finito i pezzi di ricambio. Vedete, lì non ci si può andare perché... Vabbè, faccio il perimetrale, almeno scopriamo com'è la mappa. Non c'è un'altra solita torretta. Strano. Strano perché probabilmente non c'è nulla, quindi non hanno fatto la torretta e non ha neanche senso farla. E quindi se devo esplorarmela devo andarci io. Fa un freddo boia. Quello posso dirvelo. E mi sa che tra un po' è finita anche la mappa qua. Cos'è che c'è qua? Tipo una base? Ah, sommergibili! Figata. Quindi qua non si va. Sommergibili, eh? Dentro la montagna, bella. Io mi sto imbegando ad andare su di qua, non lo so sinceramente. Questa, con che mezzi bisogna fare una mappa del genere, ragazzi, incredibile. Ah, è roccia. Ma che meraviglia di mappa però. Molto bella, a livello mappa. Ah, siamo andati dall'altra parte, eh? Interessante. Ai ai ai, qui c'è un qualcosa, eh? C'è un villaggio. Pam. È ovvio che è una bella legnata sull'albero. Ok. No, qui è quella base lì e non si può andare. Però ho letto negozio, rimorchi. Ah, è qua forse, vediamo. No.
Questa mi sa che è la fine mappa, raga. Sì, questa è la fine mappa. Ci proviamo ad andare su di qua o... come vola come vola la pemaia. Sono su in cima alla montagna, ragazzi, non credo che sia una cosa fattibile questa. Credo che non c'è nulla su di qua, però madonna, ragazzi, sto facendo diventare nera tutta la neve, poverina. No pure consuma solo 2 litri, mi consuma tantissimo, insomma, vediamo se si può andare su di qua o se a un certo punto arriviamo a fine mappa, come impenna la mia jeepetta, guarda, bellissima questa jeepetta, ma che roba, wow! No, c'è ancora una parte, no dai, ah, bellissimo. Guardate che panorama. Ok, qua è il fondo mappa, perfetto. Ci sta il fondo mappa, eh. Molto, molto bella, eh. Allora, andiamo a analizzare un po' la mappa. Allora, è abbastanza grande, anzi, è un bel po' grande, devo dirvi la verità. Qui c'è solo la situazione precisa, qui ci sarà credo il fondo mappa, perché qui era così, quindi qua fa tac. C'è solo questa situazione precaria, il fondo mappa è qui, quindi c'è tutto questo pezzo qui che è da esplorare. È fatta prevalentemente di ghiaccio, di neve fresca e fangazza, però in realtà è tanta neve, tanto ghiaccio. Io qua sto arrivando a fondo mappa, quindi vi faccio vedere proprio la mappa completa. Che meraviglia, guardate che spettacolo. Base militare nascosta tra le montagne, ragazzi, io sto andando giù dalla montagna di traverso, incredibile. L'ho fatta, vabbè, qualche botticella. Oh my god, ahi, mi sto facendo prendere di quelle cartelle la mia povera macchinina, incredibili. Dopo, vabbè, io sto andando con la jeepetta che va un po' dappertutto, ma se devo portare davvero le cose a queste città devo scoprire un po' le strade, eh. Boemd e Svedrot. Mi sembrano basi mi sembrano basi militari abbandonate, eh. Infatti, come vedete, c'è mezzi distrutti, la manetta e niente da fare, neanche potenziamenti, il nulla proprio, probabilmente cose della seconda guerra mondiale. Secondo me ci sarà anche altro qui, eh?
sicuramente non sulla montagna, tanto visto che non fanno neanche i potenziamenti. Però ci sono potenziamenti, ma non c'è nulla. E poi è reale che non ci sia nulla, è vero? Una strada c'è che va di qua. Orca. Con un po' di sole che ha sciolto tutto, tutto, tutto. Oh. Carburante esaurito. Quindi bisognerà portargli il carburante. C'è una strada che va su di qua. Ma dov'è? Questa. Non so se è realmente una strada. Il castro è un attimo. Non credo che sia una strada, però giù là c'è qualcosa. Dobbiamo trovare una strada per andare giù, perché sennò si spacco tutto. Basta che non mi blocco dentro. Siamo riusciti ad arrivare giù. Madonna. Potenziamento. Qua è acqua alta. Qua c'è una strada. Abbiamo praticamente esplorata quasi tutta la mappa. Potenziamento!
Budina Verstappen. Ma lo strato di qua c'è. Di notte è un casino incredibile. Incredibile. Vabbè. Allora ragazzi, dai, allora abbiamo visto tre quarti della mappa Lago Kovn, penisola di Kola, Federazione Russa. Ci manca soltanto esplorare tutta la parte qui, che credo non ci sia tantissimo, il pezzo di qua e il pezzo di qua, manca ancora parecchio. Ci vediamo nel prossimo video, SnowRunner, Marco Drums Games Channel e tutto con l'isola di Kola. Ciao ragazzi, alla prossima!